Welcome ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono il vampiro. Ragazzi, purtroppo il vecchio canale mi è stato chiuso e ancora sto attendendo una risposta di YouTube sulle motivazioni, che purtroppo risposta che non arriva. Quindi ho aperto questo nuovo canale e mi raccomando, iscrivetevi e facciamo ricrescere la nostra piccola community. Oggi vi voglio mostrare come portare tutti i bonus a 10 senza stancare troppo i ragazzi della nostra squadra, in modo da avere sempre bonus a massimo e quindi cambiare addirittura le sorti, diciamo, della partita. Vediamo un po' che qua è andato un po' in tilt. Allora, quindi andiamo su allenamenti, selezioniamo tutti, fatto, selezioniamo gli esercizi e andremo a scegliere tutti gli esercizi molto facile. È facile, la descrizione la trovate proprio sotto i cubetti dei vari allenamenti. Quindi un molto facile è un riscaldamento e uno stretching, che è molto facile e facile. In difesa scegliamo sempre un torello, che è facile, andando sulla destra. Aspettate, perché ok, programmino è andato un po' in tilt. E analisi video, che è molto facile. Attacco andiamo con 1-2 tiro, quindi facile. E controllo di palla, che come vedete è segnalato con molto facile. Ecco ragazzi, andiamo a fare fatto e iniziamo l'allenamento. Ecco, come potete vedere, i bonus si alzeranno di parecchio, visto già uno e possesso è arrivato a 8 insieme a condizione, senza stancare troppo la squadra. Quindi procediamo ancora, visto come potete vedere ancora gente del 90-91%, con tutto che non erano nemmeno a massimo, quindi non si stancano parecchio. Andiamo a selezionare di nuovo, magari variando un po'. Stavolta facciamo carioca con scale, che è facile. Difesa, magari mettiamo un usa la testa, che è facile. Un altro molto facile come analisi video, ripetiamolo. In attacco andiamo con controllo di palla molto facile. E poi un altro 1-2-3 tiri. E magari aggiungiamo un altro, magari di fisico e mentale, che è più facile da trovare con le nostre specifiche. Ecco, mettiamo lo stretching. Ecco ragazzi, ripetiamo l'allenamento con queste tipologie di allenamento. Guardate, guardate come si impenna, già abbiamo portato tutta 8. E continuiamo ragazzi. Vediamo un po'. Allora, selezioniamo di nuovo tutti. Andiamo su esercizi e di nuovo ragazzi, ripetiamo il tutto. Carioca con scale, 1-2-3 tiri, un altro controllo palla molto facile. Difesa andiamo adesso e vediamo l'ultimo com'è. Normale, ma dai, mettiamoci anche un normale, dai, ogni tanto. E uno sulla testa, magari mettiamo un altro di sempre non mai cazzi piazzati, dai, mettiamo due un po' più stancanti. Vediamo un po' il nostro bonus. Facciamo l'azzare sempre ripetendo, anzi per ripetere in modo più facile andiamo un po' qui. Oggi è le 7:23. Torello stretching, visto che in questo modo possiamo ripetere l'allenamento. Tra l'altro c'è anche i bonus per due se vogliamo. Guardate ragazzi, già il possesso è arrivato a 10. Continuiamo ancora. Vediamo un po'. Proviamo questo, che è sempre facile. E vedete poi tra l'altro quante abilità guadagnano. Ecco, adesso ora un po' i titolari si stanno stancando, quindi magari puntiamo più, togliamo la stringa, diciamo, sui titolari. Ok, sono panchinari anche forti, va bene. Selezioniamo di nuovo gli esercizi molto facile, intensità facile, difesa facile. Molto facile. Attacco che mancava, molto facile, un controllo. Approfittiamo anche del fatto del 2x. Anzi no ragazzi, se no fa partire il video, possibilmente va di copyright. Andiamo un po'. Ecco, visto ragazzi, già attacco è arrivato a 10. Adesso manca solo la difesa. Ragazzi, onde evitare di far prolungare ancora il video, voi continuate con questa cosa e diciamo che ogni giornata avrete i bonus a 10. Proprio quando leggerete a fine partita, tecnicamente, la squadra ha approfittato dell'allenamento fatto. Ecco, è proprio grazie a questo. Quindi sfruttatelo e ditemi come vi siete trovati. Alla prossima ragazzi, e mi raccomando iscrivetevi, facciamo crescere questo nuovo canale. E lo mettiamo nel culo a chi sapete voi. Ragazzi, ci becchiamo alla prossima. Ciao.